Minzo lo sa tutto, sa, bravo. Sicuramente soprattutto allora, così, ecco, dire, ha ragione Geremica, io qua perdo tempo a sentire opinioni. Minzo lo sa già tutto. Augusto. No, ma io guarda adesso, non lo so, però parto da un presupposto, cioè c'è un po' una sorta di grande contraddizione. Adesso Fiano non me ne vorrà, ma quando parte il governo Draghi, mentre c'è una posizione coraggiosa da parte del leader della Lega, che decide, e credo che anche consapevolmente, penso, perché era una previsione abbastanza semplice da fare, che quel tipo di schieramento, cioè dire sì a Draghi, gli sarebbe costato qualcosa dal punto di vista del consenso. Dall'altra parte, se ti ricordi, caro Fiano, c'è stato un dibattito dentro il PD, c'è stata, diciamo, una fase di quella crisi in cui c'era una parte consistente del PD che era schierata sul confine o Conte o morte, d'accordo? Torno a parlare della Lega. Quello che io non ho capito è che quando tu fai un'operazione del genere, mi riferisco a Salvini, e poi non sei coerente, quindi non sfrutti quell'opzione coraggiosa che tu hai scelto, e nelle fasi successive poi ti trovi ad avere una situazione, diciamo, che diventa difficilmente comprensibile, è evidente che quell'operazione, che è stato un atto coraggioso, perché io glielo riconosco, la depotenzi, di fatto perde importanza. Allora, che cosa dico? È probabile che questa vicenda di Morisi è un po' capire che di fronte alle cose in cui, diciamo, come sta andando la cosa, o ti poni in una posizione un po' più coerente rispetto a quella scelta, o altrimenti rischi di perdere da una parte e dall'altra. Io penso questo, ma è un atto di maturità, anche perché, e torno, scusatemi perché è l'ultima cosa che dico, ma parlo del Green Pass soltanto per fare, diciamo, mettere un altro elemento di questo ragionamento. Allora, ieri il primo elemento del patto, sia di Draghi sia del presidente di Confindustria, era esattamente il Green Pass. Perché se c'è una cosa, o comunque la vaccinazione, il primo elemento per la rilancio dell'economia è quello. Se no, altrimenti parliamo d'altro. Se tu non metti in sicurezza il sistema produttivo, tu non puoi ovviamente, diciamo, immaginare, diciamo, un percorso che punti alla ripresa del paese. Francamente non fa una piega. Se Fiano mi dica.